Salve ragazzi, allora prima di iniziare il video vorrei informarvi che ho fatto una pagina Instagram inerente al canale YouTube. Mi è sembrato opportuno farlo visto che ho questo canale da più di 6 anni, siamo arrivati a 313 iscritti, quindi mi è sembrato veramente il caso di avere anche una pagina Instagram. Quindi sarei molto contento se andaste a seguirla. Quindi metterò il link di questa pagina Instagram sotto ogni video, nella descrizione o nell'info box, come la chiamano altre persone, oltre al link anche del profilo personale, mi sembra giusto. Quindi niente, ripeto, andate a seguire la pagina se volete, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date, i vari commenti, mi piace, sono veramente molto contento. Quindi direi di iniziare con il video, grazie ancora. Settembre, mezz'oretta dopo. È passato un po', a quest'ora il treno sarà fuori città. Proprio Come la fuori tua città. nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Oh, ma questa è la Ok, centrale di porte aperte nella polizia. sua casa nuova. Siamo arrivati alla A parte che centrale. sto usando Carlos, questo repertorio. Tu dici? Perché a me sembra più un cimitero. Brad, fermo! Ti! Brad? Il tizio di prima? Cioè, del primo episodio? Eia. Facciamo no! No, Non gli ho dato anche uno tu! zombie, va bene, inevitabile, sono morso. Scusami. No, frena, ha parlato lo zombie? Tu pensa alla porta. Io ho questo stronzo. No, non è uno stronzo, poverino. Fatti sotto. Grazie. Brad, direi che sei più cazzuto da zombie che da umano. No. Voglio porre fine alle sue sofferenze, che non sarebbe. Non è. Non l'avrebbe voluto, secondo me. Dov'è quello sbirro? Non mi interessa, abbiamo del lavoro da fare. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Custodia? Non dovevamo salvarlo. Ok, sto osservando attentamente. Cosa? Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Ah. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Che succede? Oh! Che cazzo era? Oh cavolo, è così quindi che è morto quel poliziotto morto che troviamo nel 2 all'inizio, appena passiamo di qua, è così? Che cosa strana che mi fa essere qui con un personaggio diverso rispetto a Leon o Claire. Sembrava un zombie. Oh, poverino. Ok, diamoci dentro. Ciao. Oh madonna, mi è venuto un infarto. Scusa. Ah, da un pu... da un cazzotto! C'è una spallata per caso. Ok. Tutte munizioni. Grazie. Questa non c'è nel 2. Ma vabbè. Che cos'è? Oh.
il mirino per il fucile alzato. C'è la ca... no. Questa si apre? Munizioni, scommetto. Cassaforte? La posso aprire? No, voglio vedere se sono... se è la stessa combinazione. Io ce le ho segnate in un fogliettino che ho qua davanti. No, è la stessa! Vabbè, è ovvio. Ok. Tutto... E muori. So esattamente come muovermi qui. Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. What the fuck? Ah! Quindi è così che qua c'è il muro tutto sfondato. Perché questo signorino... Okay. Vorrà dire che faremo un bel botto. Che ha rotto il muro. Chiave. Così, chiave. Anche questo. Questo è DCM. Oh yeah. Anche qui c'era il muro sfondato. Quindi non posso andarci. E quindi la chiave... Bastardo. Non ho capito, io clicco quando me lo dice. E stai giù. Ah, sono qui. Porco cane! No. Ok, dammi la granata assordante. Cammina piano, perché questi cose sentono il suono. E ora lo bombardi. Oh oh. Che cacchio fai? Sì, minchiata. Dov'è che mi ha preso? Grazie. Beh, sogni d'oro. Serve questa chiave? Sì. Serve ancora? No. E allora la butti. Tu che ci fai qua? Ma non serve cliccare a quanto pare. In realtà sì, 104. Cagato. Questi zombie che si buttano così. Si credono simpatici. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ho ricevuto. Ok. Caro Hector, se stai giocando questa nota vuol dire che ho fatto una brutta fine. Boh, perfetto. Se dovessi sentire un rumore provenire dalla mente, ti prego non aprirlo. Quindi qui c'è l'arma. Il tizio è morto. Lasciamo perdere. Che trovo nel 2? Boom! E fu così che Claire e Leon trovarono sto bagno incasinato così. Hello there. Porca! Il pugno è stato troppo figo. Ah, due esplosioni di testa. Ma questa gente si è lasciata morire dentro il bagno. Quanti cacchio siete? Con calma, mettetevi in fila. Ma mi prendi in giro? Me l'hai rimbalzata addosso. Ci sono altri?
Oh. E basta. Non se ne può più. Come non detto? Mi dà uno schiaffo in faccia. Ora moriremo. Grazie. Ecco, grazie ancora. Ma quanti siete? Mizzica. Oh, abbiamo finito, mi andrei qua. Oh. Dottor Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa! Sei calmo. All'Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Ci vorrà un po'. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Proprio quello che sto pensando. Tipo lo spray. Che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Bard. Ah. Cosa è successo a Jill? Alcuni minuti prima. Ah, quando... Ok. Sono l'unica sopravvissuta. Direi di sì. Carlos, rispondi. Carlos! Merda, non c'è segnale. Allora, dove diavolo mi trovo? Ok. Ok, troppa gente. Io c'ho 9 proiettili. Bastardo, è ancora vivo. Non posso stare qui. No, non fatemelo venire adesso a tipo boss, perché non ho munizioni di nessun tipo, vi prego. Ecco. Oh cavolo, ma sta andando in fiamme? Oh oh. Non sa neanche nuotare. Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikhail, tutti quanti. Oh, merda. È stato Nicolai a tradirci. Cosa? Your illness going to die then. Oddio, si è trasformato. Oddio, ma è enorme. Oddio, ma è enorme. Che schifo di essere. Salta, Gino, salta. Oddio. Che schifo, eh.
Vi prego, non ho munizioni, non è il momento. Oh madonna, ma che cavolo è diventato? No, devo combatterlo. No! Ma siete fuori! Non ho munizioni! No, 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 no. Ma come faccio? Aiuto! Non sono pronto! Ok, ok, ok. Aiuto! Oh mio Dio! Corri, Jill! Cavolo! Dolore. Ok, sono... non ho vita, sono in crisi. Perché la visuale ce l'ho così vicina? Ah, dov'è? Ok, ok. Sembra quasi un anno. Sì, infatti. Oddio! Ma cos'è? Ma cosa, stai calmo? Devo colpire qualcosa, non lo so io. Ah! Non lo so, devo colpire qualcosa che esplode mentre fa questa cosa. Devo trovare un modo per fermarlo. Oddio! Muori, muori. Muori, cavolo. Non ho più colpi. Mina. Ah, vuoi vedere che... Non ho capito. Ah. Ma non ne ho più. Wow, wow, wow. Un bel volo, in che senso? Ah! Allora raga, ho capito cosa devo fare. Il punto è che se avessi saputo della boss battle mi sarei preso delle munizioni. Ma non le ho. Devo essere sincero, ho cercato su internet il come fare sta boss fight. E nel mentre che inizia a correre, bisogna fare così. Ora ti ammazzo! Oh, e vai ragazzi. Oh, è stato un parto. È stato un parto. Ecco, vaffanculo davvero. In bocca. Oh,
È stato un parto. Carlos, ci sei ancora? Mi abbandoni proprio adesso. Ok, vediamo se c'è qualcosetto in giro che magari non ho trovato. Guarda che bestione. Ah, ok. Fantastico, lo sapevo. Va bene, pure, che cavolo è Cell? Ah, è vero che viene infettata anche nell'originale. Là il bastardo. Interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore, Jill Valentine. Oddio.